hai dato un'occhiata al volantino che ti ho lasciato? No, sto tornando adesso dagli scavi. E che c'è di tanto entusiasmante? Dovresti vedere com'è il teatro. E le musiche, le luci, i costumi e tutta quella gente seduta anche per terra, bellissimo. L'estate scorsa non mi sono persa neanche uno spettacolo. E domani sera c'è il sogno di una notte di mezz'estate. Sì. Vedrai, sarà una serata magica. Allora posso prenderti alle 7? Che dici? Dico di no. Come no? Anna, per favore. Mi ci manca solo uno spettacolo teatrale di Shakespeare. Poi Shakespeare. Tutti con questo Shakespeare. Ha 450 anni, non sarebbe l'ora di mandare in pensione lui e il suo mezzo quintale di tragedie? E non dire così! E poi domani una commedia, secondo me ti piacerebbe. Anna, non prendertela, ma io odio gli attori, odio il teatro e soprattutto... Io odio Shakespeare. E meno male che non l'hai detto 3 volte girando su te stessa. Non lo sai che porta sfortuna? Prima o poi chiacchiererai una maledizione shakespeariana in piena regola e te la meriteresti tutta. Non vedo l'ora. Beh, io un biglietto in più ce l'ho comunque. Se mai dovessi ripensarci. Grazie, ma io non cambio mai idea. Shakespeare al Group Theater. Io odio Shakespeare. Io odio Shakespeare. Io odio Shakespeare. Oh, schiavo velenoso, concepito dal diavolo in persona, una madre maligna, vieni fuori! Avrai crampi stanotte per quello che ci hai detto! Dei fianchi, raccogliati il respiro! Spiriti porcospino usciranno di notte alle ore morte per dedicarsi a te! Ti bucheranno come un alveare! Ogni puntata di una banale delle api che hanno fabbricato! Serena, che tuo disprezzo e obbedisci al nostro volere che opera per il tuo bene. Nanna, questa fede al tuo disdegno. Ma prontamente accetta come tua sorte quel diritto di obbedienza. Il dovere di fede. E la tua posizione reclama. Clama! O per sempre ti staglierò dalle mie cure all'ignorante vacillante precipizio dell'ignoranza e della giovinezza. Organi, corpo, sensi, desideri, passioni, una donna delle pulizie.
giunto il momento. L'occasione l'impone. Ah, bene. Dunque dici, mi sta attenta. Impedisco. Va bene, madama. Però poi mi spieghi che ti è successo e com'è che sei diventata shakespeariana convinta tutto in una notte. Sembri uscita dal manicomio. Comunque, sono veramente felice che abbia deciso di venire. Vedrai, venire a teatro ti farà bene. Allora, ci vediamo da te alle 7, no? No, meglio che vi veda direttamente a teatro. Non indugiate, vi prego, ma affrettatevi. E non dimenticate il mio biglietto. Ma almeno sei sicura di sapere come ci si arriva al Globe Theater? Penso di ricordarlo. E poi qui ci sono il rosmarino per il ricordo. Amore. E le viole per i pensieri. Ah, sì. Ti prego, ricorda. Noi andremo un poco a piedi per sgranchir le gambe. Ci stai andando a piedi? Ma tu abiti a più di 30 km da Roma ed eri quella che diceva di odiare Shakespeare. Oh cielo, non fosse volubile l'uomo, toccherebbe la perfezione. E poi Shakespeare è un uomo d'onore. Onore, onore. Sarà. I miei omaggi, amica cara. Ciao. Io amo Shakespeare.